Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Crystal Cross Gaming. Oggi iniziamo una serie sperimentale con Diablo 3. Allora, Diablo 3 io volevo davvero portarlo sul canale in qualche maniera, anche se di tutti i giochi della Blizzard è il gioco che ho giocato di meno. Però non trovavo un modo per portarvelo efficacemente, perché Diablo, a differenza di tanti altri giochi, si basa sostanzialmente sempre sulle stesse meccaniche. Si tratta in pratica della campagna. Hanno aggiunto delle altre modalità col passare del tempo, ma sostanzialmente il cuore del gioco è la campagna, e questo lo rende diverso da tutti gli altri giochi della Blizzard. Non sapevo bene come portarvelo, perché io ho già molti eroi su Diablo, perché ci ho giocato per un periodo piuttosto breve, ma in quel periodo mi ci sono molto infognato insieme ai miei amici e giocavamo quasi ogni giorno, quindi ho tutti gli eroi abbastanza avanti, e anche creandone altri nuovi Diablo ha una meccanica di gioco che si raggiunge al massimo il livello 70 e poi cominciano le classi di eccellenza, di prestigio? No, di eccellenza, e che vanno da 1 a X, poi cambia con le patch o le espansioni. Quindi in sostanza, anche se avessi riniziato da capo per farvi vedere bene tutta la campagna con un eroe a livello 1, no, avrei comunque avuto i punti prestigio da assegnare, e sarebbe stato un po'... Non sarei partito dalla difficoltà normale, perché se parti dalla difficoltà normale con tutti i punti prestigio assegnati, io non sono molto alto, sono soltanto al 90, il che fa ridere, però sono abbastanza potente da andare ben oltre il livello di difficoltà normale. Diablo funziona molto con il livello di difficoltà, perché quello che prendi dai mostri aumenta mano a mano che va avanti, cioè normale, difficile, esperto, maestro, tormento, non mi ricordo, sì, guarda, sono qua, normale, difficile, esperto, maestro e tormento, e poi c'è tormento 1, 2, 3, 4, 5, 6 e si arriva fino al 13, se non sbaglio, del tutto irraggiungibile per me. Ma iniziare dal livello normale sarebbe stato impossibile, tipo spazzavo via tutto quello che mi si trovava davanti senza nessun tipo di fatica. Quindi mi sono detto: Diablo ha una modalità che io non ho mai provato, è una modalità piuttosto estrema, e si chiama Hardcore. Il gioco è uguale, ovviamente, però non, le classi di eccellenza non ci sono, perché è staccato dal cammino del resto del gioco normale. La particolarità della modalità Hardcore è che se muori, muori per sempre. Sì, vuol dire che se il tuo eroe muore anche solo una volta, è morto. Non si può recuperare, viene cancellato. Considerandolo una follia giocare in questa maniera, e questa modalità non l'ho mai neanche affrontata. Ci sarebbero anche gli eroi stagionali, cioè degli eroi che crei soltanto per una stagione, che poi ti portano delle ricompense che poi sono utilizzabili anche con gli eroi normali e si possono prendere solo con gli eroi stagionali, però non penso che Diablo lo porterò con una costanza necessaria ad arrivare molto avanti con gli eroi stagionali. Lo porterò ogni tanto Diablo. Quindi mi sono detto: perché non fare un esperimento? Perché non fare un tentativo con questa nuova modalità Hardcore? E userò il personaggio che ho usato di meno in assoluto, molto molto meno degli altri, cioè il mago. Come potete vedere, l'ho chiamato Aurin, questo mago. E se pensate che però questa sia una citazione di qualcosa, avete perfettamente ragione. Allora, le presentazioni sono finite qua. Questa modalità, ricordatevi che non posso morire, neanche una volta. Questo probabilmente accadrà in qualche maniera, ma potrebbe accadere anche alla prima puntata, per quanto ne so. A Diablo non gioco veramente da un sacco di tempo e devo rifarmi un po' la mano. Però era il modo per presentarvi la campagna e... vediamo dove arriviamo, ok? La campagna di Diablo è piuttosto bella. Partiamo. Sono piuttosto in ansia per questa modalità. È una follia. È un esperimento, ragazzi, eh? C'è una parte del mio cervello che pensa che tutto questo sia un grosso errore e una follia. Però, vabbè. Fin dall'infanzia,
Mi è stato detto che sono speciale. Un prodigio dal potenziale infinito. Sono andato al santuario degli Ishari in cerca della conoscenza dei maestri. Ma ho scoperto che avevano paura della verità. E che da loro non avrei imparato nulla. Ma gli antichi libri e le profezie in essi contenute mi hanno mostrato tutto ciò che potrebbe accadere e ciò che potrei diventare. Poi, un giorno, una stella è caduta dal cielo. Il segno che il mio momento era giunto. Andrò a ovest, verso Tristram, per fermare l'oscurità portata dalla stella e adempiere al mio destino. Eccoci qua. Allora, vediamo un po'. Questo luogo emana odore di morte. La stella caduta deve essere vicina. Vediamo un po', se ben mi ricordo. Ok, tasto sinistro per attaccare e fino a qua ci siamo. Tasto destro per gli attacchi speciali, che però altro non sono che una picchiata per ora. Le abilità si sbloccano un po' per volta. Come vedete, Diablo è sostanzialmente bidimensionale. La profezia mi ha inviato in cerca della stella caduta su questa terra. È caduta sulla vecchia cattedrale. C'è stato un solo sopravvissuto, Lea. Dovresti parlare con lei. Capitano Ramford, altri morti in arrivo! Non possiamo aprire le porte finché non li respingiamo! Continuano ad arrivare! Non ho mai visto nessuno combattere così. Guardie, aprite le porte! Troverai Lea alla locanda del vitello macellato. Allora, ragazzi, ovviamente io la campagna di Diablo l'ho già fatta per intero. Bene? Però è stato un bel po' di tempo fa e quindi in effetti ci sono molte cose che non mi ricordo. Zacharum è caduta in disgrazia. Quale fede può salvarci adesso? È la fine del mondo. Non ve ne rendete conto? Oltretutto, ho promesso a Marco che l'avrei protetto. E ora è morto. Oltretutto, col fatto che non posso morire, andrò estremamente circospetto. Non osare alzare un dito per aiutare il borgomastro a riparare il suo carro. Mio fratello è morto per difendere questa città, mentre quel lurido codardo cercava di darsi alla fuga. Il che mi aiuterà molto nel proseguire la campagna veramente passo passo, insieme. Ok? Vediamo un po'. Aspetta un secondo. Ok. Andiamo. Sei tu, Lea? Ramford dice che sei sopravvissuta alla stella caduta. È così. Ma ha scaraventato mio zio, Deckard Kane, nelle profondità della vecchia cattedrale. Ho cercato di raggiungerlo, ma i morti si stavano già risvegliando. Sono tornata qui a radunare la milizia, ma... Attenzione! I feriti stanno mutando! Magnifico! Ok, sono già arrivato a livello 2. Questo sta affossando i miei affari! Categoria di abilità attiva. Vediamo un po'. Secondarie. Nuove. Sì, ci sono. Abilità primarie e secondarie, che sono col tasto sinistro e destro del mouse. Questo è un raggio gelide, concedendo raggi di puro freddo che raggela i nemici. Ok, poi lo proviamo. I morti ci travolgeranno tutti se non facciamo qualcosa. Mi assicurerò che non accada. La tua città è al sicuro. Ti ringrazio. Dovresti parlare con il capitano Ramford alla porta cittadina. Ti dirà cosa fare. Ok. Ora andiamoci a esplorare per benino tutta quanta, perché vorrei davvero portarvi l'intera storia di Diablo, che vale la pena. Quindi, se tutto va come... Un secondo, se tutto va come credo io sarò estremamente circospetto. Questo mi permetterà di godermi la campagna molto di più e di farla godere anche di più a voi e fare una sorta di narrazione.
andiamo avanti, aumentiamo di esperienza, scopriamo le meccaniche di gioco, ma seguiamo anche la storia, che è una delle cose più belle di Diablo. Anche se giocandoci la prima volta l'ho passata abbastanza velocemente perché avevo già degli amici che giocavano a un buon livello e volevo raggiungerli, quindi è un'occasione anche per me di recuperarla passo dopo passo. Ecco, è un'altra cosa, è pieno di oggetti come questo, che aggiungo un'ambientazione alla storia. Io di solito questi li saltavo tutti, ma è una buona occasione per invece vederli uno per uno. Siamo sotto assedio da 6 giorni ormai. Zio Dekar è ancora disperso. Il capitano Ramford e gli altri stanno perdendo la speranza. Ho detto loro di non perdere la fede, ma se non riceviamo un aiuto al più presto... Ok, ora, questi puntini sono persone che hanno qualcosa da dirmi. Alcuni eroi stanno duellando in una zona qui vicino. Ti va di andarci? Io non t'ho detto niente, d'accordo? Hai paura di rovinare armi e armatura? Qui non c'è da preoccuparsi. In effetti non muore mai nessuno. Che peccato, eh? Fagli mordere la polvere. Dove diavolo sono andato a finire? Aspetta. No. Perdonatemi. No, questo credo che sia una sorta di modalità PvP. Non mi ricordo, vabbè, comunque... Sono usciti in questo caso non ci interessa. Solo Ramford è tornato. Che Akarat ci aiuti. Esploriamo tutto per bene, se ci sono delle cose da trovare, perché ci sono sicuramente elementi della storia che ho saltato. Anche quando ci ho giocato la prima volta. Le prime volte. Infatti. Siamo finalmente giunti alla vecchia cattedrale di Tristram. Questo è il luogo dove Diablo, il signore del terrore, ha corrotto l'umanità la prima volta. Qui troverò finalmente le risposte che cerco. Lea è preoccupata per la mia sicurezza, ma qui credo di poter trovare informazioni vitali per sconfiggere l'ultimo signore degli inferi fiammeggianti. Andiamo. Cosa posso fare per aiutarvi a combattere i morti risorti? Ammiro il tuo coraggio, ma il capitano Dalti e la milizia sono stati massacrati da quelle cose. Sono sopravvissuto solo io. Grazie per l'avvertimento, ma non morirò oggi. Beh, ti ho visto combattere. Attacca le madri abbiette e la loro regina. Sono loro che vomitano questi orrori. Attaccano le barricate! Grazie, gioia. Ecco, quella è una delle madri abbiette. Ce ne sono altre nelle rovine lungo la strada. Io, Dekar Kane, ho trascorso molti anni a viaggiare e a scrivere delle strane creature che popolano il nostro mondo, ma la vista delle madri abbiette ancora mi turba. Esse sono ciò che resta delle ancelle della regina Azilla, traviate da oscuri sortilegi dopo una morte violenta. Ora si nutrono di cadaveri, regurgitandoli sotto forma di nuovi morti viventi. Allora ragazzi, un paio di cose. Come vedete, ci sono queste nuove nozioni che sono delle didascalie. Io adesso, quando si tratta di pezzi della storia, rimango fermo, ma quando si tratta di queste cose tendo ad andare avanti, ok? C'è anche un'altra cosa, intanto vediamo questa nuova nozione. Non dimenticherò mai la prima volta che vidi questi orrori uscire caracollando dal bosco. I nostri cari, seppelliti molto tempo addietro, si levavano dalle tombe per attaccare i vivi. Ciò nonostante, i morti viventi erano solo l'inizio. Niente, figo. Allora, un'altra cosa. Come vedete, i mostri droppano lasciano cadere degli oggetti. Spesso è oro, però possono essere anche oggetti a volte molto fighi. Quindi, se ben mi ricordo, l'inventario si apre con la I. Vedete, adesso io non ho niente addosso, quindi quello che trovo...
se è una cosa che lo solo a te vuoto, mi va direttamente addosso. Ho trovato una fascia, tunica di stoffa scadente, ovviamente sono armi che fanno ridere, però è armature che fanno ridere, però è un inizio, considerando che non avevo niente. Allora, ma non è che mi sono perso, c'è seconda missione diario. E mi sono perso qualcosa, mi sa che... Caro lettore, sono esatto. Abd al-Hazir, avventuriero, studioso e ricercatore. Condivido il mio sapere su questo incredibile mondo e le sue creature attraverso dotte missive, spesso a rischio della mia stessa vita. Ebbene, sono stato di recente nel Canduras, dove le mie tende sono state invase da malevoli rattospini. Sono riuscito a scacciarli con una scarpa, ma ad un uomo meno ardito sarebbe andata assai peggio. Come vedete, questa è l'abilità che avevo preso, che è un raggio gelato che rallenta i nemici. Ora lo sto usando per provarlo, però in realtà non serve a niente contro nemici così lenti come questo. Quando i nemici sono molto veloci invece può essere molto utile, perché li rallenta e mi dà la... Oh, diario del viandante. Esplorando una caverna nella speranza di trovarvi qualche tesoro nascosto, mi sono imbattuto in una visione agghiacciante. Una massa di cadaveri. Incredibilmente, mentre li stavo frugando per trovare qualcosa di valore, hanno iniziato a muoversi. Devo riferirlo a Nuova Tristram prima che sia troppo tardi. Ok, sì. Allora, vedete, sto cercando di esplorare la mappa al 100%. I mostri che vedete gialli sono mostri in qualche maniera speciali. Oh, sono aumentato di nuovo di livello. Abilità attiva sbloccata, impulso elettrico. Vediamo un po' dell'abilità. Ah, mi fa cambiare l'abilità primaria. Proviamola un po'. Vediamo un po' come va. Ah no, non mi piace, non mi piace, non è controllabile. Cioè, può essere figo in certe situazioni, però io preferisco di gran lunga la saetta. Allora, sì, io cercherò di esplorare tutta la mappa, perché come avete notato, in certi posti ci possono essere oggetti o frammenti di ambientazione, di appunti, e un gioco come questo vale la pena esplorarselo fino in fondo, se lo dobbiamo giocare insieme. Allora, come vedete, il mago ha l'abilità primaria che non costa nulla, si può usare sempre, e l'abilità secondaria che invece costa del potere arcano. Il potere arcano non è illimitato, vedete, 100 su 100. Però è una risorsa a generazione rapida, guardate, vi faccio vedere. Il raggio, per esempio, lo usa il potere arcano, guardate un po' come cala. Però se rimango fermo, questo risale velocemente. Quindi dipende dalle situazioni, ecco. Sembra meglio usare l'abilità primaria quando non hai motivo di usare la secondaria. Con i mostriciattoli di varia natura. Ecco, questo però per esempio voglio ucciderlo velocemente. Fine agli attacchi. Oh. Almeno per ora. Ho finito a uccidere le madie. Ah, ecco. Qui, vedete, ci sono gli obiettivi. Queste mi sono dimenticato di specificarlo. C'è l'obiettivo principale, però ci sono anche gli obiettivi bonus. Io cercherò sempre di farli tutti, gli obiettivi bonus. Perché è utile, ti fa sempre scoprire cose e ti fa aumentare di livello più velocemente col tempo. Quindi le cose da affrontare saranno non troppo difficili se non si va troppo veloci nella storia. E questo è bene, perché io vi ricordo che sono in modalità hardcore, non posso morire neanche una volta. Ora, andiamo un attimo sull'inventario, va. Ecco, qui ho trovato un brocchiere che in sostanza è uno scudo. Ora, vedete... Io già avevo una tunica, un pezzo per il torso addosso, ne ho trovato un altro e mi è finito nell'inventario, però quello che ho trovato è migliore di quello che avevo addosso, perciò lo cambio.
Ora qui abbiamo un sotterraneo, questa cantina malsana. Vediamo un po' che cosa c'è. Dov'è? Di solito si tratta... Non l'avranno rubato quei mostriciattoli. Di cose buffe. Oh, vedete, vedete la corona del mostro che è dorata? Vuol dire che è un mostro raro. E i mostri rari hanno delle buone ricompense. Infatti, come vedete, calzoni di panno rettili. Questi sono quelli che vedete in blu, sono oggetti magici e non hanno soltanto il valore di armatura o di danno, come nel caso delle armi. Hanno anche delle abilità magiche. Questo in particolare, vedete, rigenera 3 punti vita al secondo, così come il brocchiere rettile che avevo trovato prima. Ora, non mi pare ci sia altro, perciò possiamo uscire. Ok, con il tab si può osservare bene la mappa e l'abbiamo esplorata tutta, non abbiamo lasciato indietro niente, quindi possiamo andare avanti tranquilli. Che schifo. Fanno un sacco schifo queste madri abbiette che vomitano altri schifi. Tristram vecchia. Diavolo in persona. Oh, fascia rettile, questa se non sbaglio è esatto. È migliore di quella che ho addosso. Quindi la... Ah ragazzi, sono i primi livelli, è tutto piuttosto facile, anche se sono in modalità hardcore. Quindi cerco di andare abbastanza spedito, ma circospetto. Trovo i cadaveri, i ceppi, sono tutte cose che possono contenere delle cose utili, perciò cercherò di scoprirle tutte. C'è una cosa della mappa di Diablo, però ve la dirò in seguito, perché per ora confonde soltanto le idee. Sì, ogni tanto uso il raggio per variare. Ok, quella dovrebbe essere la regina abietta. Vedete, è un mostro... un mostro raro. Questa la seguo proprio così. E basta. Perfetto. Oh, c'è un altro sotterraneo qui. Ok, andiamo nel sotterraneo. Oh, i ciattoli. Andiamo nel sotterraneo e vediamo cosa c'è. Allora, quando ci sono quei forzieri là, generalmente è una cosa buona. Qualche volta però nascondono anche brutte sorprese, quindi bisogna sempre essere circospetti. Calzari rapidi e questi, oh, sono magici e non ce li avevo affatto addosso. Mi dà più 4 velocità di movimento, il che è utile per andare più spediti. Ok, mi dà questa. Questo è un arco corto. Io però eviterei di usarlo, essendo un mago. Non... mi sa che posso metterlo tecnicamente. Tecnicamente posso, vedete. Però non ha davvero nessun senso, credo. Il mago è molto meglio tenerlo con scudo e bacchetta, o con bacchetta e oggetto magico, oppure con bastone a due mani magico. Cerchiamo di abituarci fin da subito a questo genere di cose. Esploriamo tutto per bene. Non lasciamo indietro niente. Ok. Sembrerebbe abbiamo finito a esplorare questa zona. Ora, l'obiettivo dice: usa il crocevia delle vecchie rovine e parla con il capitano Ramford a Nuova Tristram. Questo è il crocevia e mi permette di, vedete, di andare. Questa è la mappa di livello... questa è la mappa minore se sali, questa è la mappa di livello più alto. C'è anche quella di livello ancora più alto, ma ancora non l'abbiamo sbloccata. Io sono qui, alle vecchie rovine, e ho fatto il cammino a piedi. Ora posso ritornare tramite queste crocevia in punti che ho già visitato, sbloccandoli questi crocevia. È una cosa molto utile per muoversi lungo la mappa, perché le distanze spesso sono molto grandi. Eccoci qua. Ok, prima c'è Lea che mi vuole parlare. Per lungo tempo zio Dekar ha evitato di tornare in questo luogo. Qui c'erano molti fantasmi per lui. È qui che Diablo ha fatto impazzire Re Leoric e ha terrorizzato la gente.
Non so che cosa sia davvero accaduto, ma qualunque cosa fosse deve essere stata orribile. Quasi tutti i sopravvissuti hanno perso il senno. Allora, c'è una cosina da dire riguardo alla storia. Che ovviamente, questo è Diablo 3. Parte dal presupposto che uno un pochettino conosca la storia dell'1 e del 2. O meglio, potrebbe anche non conoscerla in effetti. Però se uno conosce la storia del primo e del secondo, e io a grandi linee la conosco, perché li ho giocati, anche se tantissimo tempo fa. Qui c'è un altro libro. Bisogna sempre tornare quando si va avanti per passaggi, perché i libri potrebbero essere diversi. Molti anni gli abitanti erano troppo spaventati persino per trasferirsi vicino alle rovine della città maledetta, Tristram. Ma con l'andare del tempo giunsero degli avventurieri a saccheggiare la vecchia cattedrale ed ebbero tanta fortuna che nuova Tristram aprì i battenti per accoglierli. Adesso ci sono meno visitatori e la città è popolata per lo più da artigiani e contadini. Queste informazioni che ti danno questi diari non sono fondamentali ai fini della storia, ma aggiungono ambientazione ed è carino ascoltarli. Allora, come vedete, sono arrivato a livello 4 e ho un nuovo slot di abilità disponibile. Un'abilità difensiva, cioè nuova gelida. Investe i nemici vicini e li congela sul posto. Proviamola un po'. Bam! Ok, con questo probabilmente congelo i nemici vicino a me e ho la possibilità di scappare. Molto bene. Va bene, possiamo andare avanti. Grazie per l'aiuto. Ma potresti provare a far ragionare Lea. Non desiste dall'idea di voler salvare suo zio. Ne dovrebbe. L'aiuterò a trovarlo. Ok, ho anche una ricompensa di missione. Andiamola a prendere. Ed è migliore di quella che ho addosso. Mi pare, sì, decisamente. Decisamente. Ora, un'altra cosa, dobbiamo ricordare di svuotare l'inventario e di vendere tutto quello che non ci serve perché si riempie molto velocemente. Un bel po' di articoli si fa così, tasto destro, bam, e ci dà dei soldi. I soldi sono molto utili per... per comprare cose, riparare i pezzi di armatura che ho addosso o comprarne delle altre. Comprare pezzi di armatura o di armi o qualsiasi cosa a questi livelli non ha senso, ragazzi. Io questo ve lo dico per esperienza. E sarà un segno che la fine è prossima. Grazie dell'informazione. Dicevo, non ha senso comprare pezzi di armatura o qualunque altra cosa adesso, perché si aumenta di livello così velocemente, come avete visto, che diventano obsoleti molto 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 in fretta, solo parecchio più in là ha senso, oppure se senti che stai prendendo veramente troppi schiaffi, hai delle cose addosso che sono troppo indietro rispetto al tuo livello perché non ne hai trovate di meglio. D'accordo ragazzi, io direi che per questa prima puntata è tutto qua, abbiamo fatto giusto giusto l'inizio, la prima missioncina. Ok? Spero che questa serie vi piaccia perché è una serie sperimentale e volevo portarvi Diablo. Per tanto tempo mi sono chiesto come potevo fare, mi è sembrata la cosa più sensata da fare e sensata per modo di dire, portarvi la modalità hardcore non può essere definita proprio una cosa sensata. Però ragazzi, che diamine, vada come vada e ci vediamo alla prossima.